La storia del web non è nata sicuramente a caso, è nata perché sui social network ci sono più persone mediocri, meschine, che brava gente. E ne sono la dimostrazione le vittime che ci scrivono in redazione per partecipare alla nostra trasmissione e raccontare la loro triste vicenda. Oggi qui con noi però c'è una ragazza speciale, pura di cuore, che io ho voluto a tutti i costi qui con me. Parleremo di bullismo e di quanto lei ha sofferto a causa del comportamento meschino delle persone. Lo faremo insieme al presidente dell'associazione, insieme a Marianna, Carmelo Calì, che è qui al mio fianco e che Buongiorno. saluto, tra poco, dopo la sigla. Abbiamo qui con noi un ospite speciale, per cui vorrei proprio fare un ingresso trionfale con tanto di applauso, perché ci tengo veramente tanto. Lei è una mia carissima amica, è una persona che sa veramente stare sui social network e si chiama Maria Rosaria Cutullè. Benvenuta tra noi. Grazie, tutto è lei. Cutullè, perdonami, ho già sbagliato. Ecco, Maria Rosaria, io ti chiamo il suo soprannome così non mi sbaglio assolutamente, ok? Ok, Maria, noi siamo qui ad affrontare un tema piuttosto attuale, che è quello del bullismo, soprattutto del bullismo che avviene attraverso i social. E tu ne sai qualcosa perché tu eri iscritta su Facebook e ti è capitato qualcosa di sgradevole. Ce lo vuoi raccontare? Sì, ho avuto qualche anno fa, ho avuto purtroppo delle persone che mi venivano a disturbare su Facebook. Ho avuto gente che veniva appunto a disturbarmi, si creavano dei profili falsi, dove facevano, ecco, mi scrivevano in privato e poi si disattivavano. Io ho fatto anche una denuncia anni fa, però purtroppo non ho più saputo nulla. No, Non ha avuto un seguito questa denuncia. perché Hai avuto un avvocato che ti seguiva? C'era un avvocato che seguiva questa denuncia o l'hai presentata così e basta senza un legale? no, l'ho presentata ai carabinieri, ma non mi è stato detto che l'avrebbero inoltrata alla polizia postale, però non ho più saputo niente, Ascolta Maria, vogliamo fare qualche esempio di frasi che ti scrivevano? Te le ricordi? Per ecco. citarne Beh, mi qualcuno? scrivevano insulti molto espliciti. Mi davano della poco di buono, minacce, delle cose molto brutte, insomma. Il tutto in maniera gratuita, perché tu in effetti che cosa pubblicavi, cosa postavi? Io postavo cose normali, foto normali, postavo qualche video dove cantavo. Queste cose, diciamo, ecco. Prendevano in Però giro? la cattiveria delle persone. Quanto è durato questa cosa? Quanto, per È quanto tempo? durato un bel po', è durato un bel po', e poi ero stressata anche perché, insomma, stavo troppo, ecco, su Facebook, stavo troppo. Troppe ore al giorno. Stavo troppo collegata, allora ho deciso Di di distaccare. disattivarmi, sì. Di disattivare. Poi, Quindi tu a un certo punto, Maria, a un certo punto, Maria, tu ti sei disattivata per non subire più questi attacchi meschini perché tutto sommato ci soffrivi, ci stavi male. sì, ci stavo male, ero molto stressata da tutto quello che avevo passato, insomma, e quindi ero molto stressata. Poi, dopo 4 anni, sono tornata. Sei tornata, questo ci torniamo dopo. Allora, io adesso volevo soffermarmi un pochino sul tuo stato d'animo.
capire un po', vorrei soffermarmi sullo stato d'animo che avevi in quel momento. Ti sentivi frustrata, ti sentivi inadeguata. Ecco, ma al di fuori della vita sui social, tu hai degli amici, interagisci con altre persone oppure la tua vita è catapultata più all'interno del virtualismo? Allora, fino a qualche anno fa ero molto sui social, mi basavo molto sui social. Adesso sono un po' più, diciamo, ecco, come si può dire, mi piace, ecco, comunicare anche al di fuori, fare delle amicizie, ecco, prima ero molto basata sui social. Prima più sui social, quindi forse ti sentivi un pochino anche più sola e cercavi una compensazione affettiva all'interno dei social. Allora, ascoltami, Maria, io vorrei prima che le persone ti conoscessero bene sul piano personale, fin dove tu chiaramente vuoi arrivare per una questione di privacy. Tu hai avuto anche una vita difficile, nel senso che hai perso anche il tuo papà, io so che Sì. ti è venuto a mancare. Quindi la perdita di tuo padre ha inciso su questo tuo stato di apparente solitudine? Eri legata al tuo papà? Eri molto legata al tuo papà? Sì, molto, sì. Quanto tempo fa? Da quanto tempo non c'è più? Da quasi 21, 21 anni quasi. Ecco, vedi, io adesso volevo sentire un attimo il parere di Calino, capire come in fondo la nostra fragilità emotiva viene prontamente colta da questi meschini che sono sui social, perché loro si rendono conto della nostra fragilità e riescono subito a far leva sui nostri punti deboli, ad attaccare in maniera come in questo caso gratuita. Beh, questo è proprio il compito di chi sta poi dietro il computer e non ti vede. Cioè, sono lì appositamente proprio per cercare questi profili molto, molto sensibili e delicati. Adesso Maria purtroppo ha avuto una condizione particolare con la morte del padre, si è riversata completamente all'interno dei social network. Il problema di Maria è che al di fuori di questo non aveva amicizie, quindi tutta la sua tenerezza, la sua passione, quello che era il suo dramma lo riversava lì dentro e questo è il motivo proprio di attacchi da parte di queste persone. E allora approfondiamo tra un istante questo punto perché è veramente fondamentale. Aspettateci tra un secondo di pubblicità. Il Regina Isabella è al centro di una tranquilla baia tra scogli, spiaggette private e verde della pineta mediterranea. Si respira la cultura di un savoir vivre italiano votato all'eleganza e al bello. Servizi curati e personalizzati offrono piacevoli momenti tra i colori e il calore partenopeo. Una vita vissuta bene all'insegna del gusto, benessere e vitalità. www.reginesabella.it Piazza Santa Restituta 1, Lacco Ameno Ischia. Mettersi a nudo, un libro sincero in cui Eleonora Giovannini narra gli anni trascorsi insieme ad Alda Merini, svelando verità curiose e sconosciute, dialoghi, incontri, momenti, insieme alla grande scrittrice, dove emergono esperienze e relazioni sentimentali. Un intreccio di storie inedite in cui due donne affrontano quei demoni della vita comuni a tante donne. Insieme a Maria Rosaria e a Calì stavamo appunto parlando della fragilità delle persone che vengono colpite all'interno dei social network, perché diventa un po' una casa, diventa un rifugio, dove però ahimè non troviamo tutti agnelli, troviamo spesso dei I codardi. famosi leoni da tastiera, I no? leoni da So, tastiera. sono quelli che poi prediligono questi profili molto, molto particolari, perché loro riescono a capire quando una persona ha delle difficoltà, in maniera esplicita attraverso le foto, le frasi che scrivono. Quindi Maria è stata soggetta a questo tipo di attacco.
È ovvio che la sfortuna forse di Maria è che dovrebbe avere un contorno all'esterno, cioè dei social, che forse la famiglia o comunque altre persone che in qualche maniera la tutelano. Cioè la denuncia alla polizia postale è essenziale, perché altrimenti rischiamo che Maria viene attaccata costantemente dai social e comunque gli viene tolto via un diritto, che è quello di poter comunicare con altre persone. Però vedi, a me colpisce molto sempre il problema della mancata protezione da parte delle istituzioni, perché non è possibile che lei ha fatto una denuncia che è piuttosto grave e non ha avuto nessun seguito, non ha avuto nessuna Guarda, risposta, non è stata più ricontattata. Perché allora, succede questo? Ma perché questa è la nostra giustizia, insomma, tu sai bene la mia storia, no? con Marianna, cosa è successo, 12 denunce, dopodiché si è arrivata la morte e alla fine… Io vorrei che tu lo ricordassi, facessi una sì, brevissima sì, sintesi. La nostra associazione nasce per questa ragione. Mia cugina Marianna aveva denunciato 12 volte le violenze da parte del marito, che costantemente la minacciava di morte. Alla fine ci è arrivato dopo 12 denunce, ma lo Stato non ha fatto nulla. Ecco, questo è quello che accade spesso. Ma non sempre è così. Noi dopo 12 anni siamo riusciti ad ottenere giustizia per Marianna, ma le persone che tacciono, stanno in silenzio, non fanno altro che alimentare questo tipo di comportamento, cioè nessuno si prende briga di andare avanti. Quindi bisogna denunciare, non basta una volta, due, tre, quattro, fino a che non si muove la giustizia. Quindi se Maria ha questa possibilità ed è un suo diritto, sia stare sui social ma anche denunciare chi entra nel suo privato e si permette di dire o scrivere certe cose. Di calpestare la sua assolutamente dignità, no. La sua onestà. Non deve accadere, perché questi sono diritti di suoi. Comunicare. Assolutamente sì. Quindi lei deve denunciare. Io quello che ti posso dire, Maria, mi ascolti? Sì. Perfetto. Allora, la prima cosa da fare quando accadono queste cose è non avere paura e quindi dici scappo via perché non voglio sentire queste cose, ma avere il coraggio di alzare il telefono o di presentarsi con tanto di prove in polizia postale, e se non ti ascoltano la prima volta ci ritorni una seconda fino a che qualcuno non si muove, perché questo è un tuo diritto. Il tuo diritto è avere la libertà di scegliere con chi comunicare e non certo farsi come posso dire, bloccare da qualcuno, dai famosi leoni da tastiera che invece fanno e spadroneggiano sul web. Anche perché io vorrei dimostrare attraverso un video che vorrei che la regia mandasse in onda, quello che Maria pubblica, che è veramente carino. Maria canta, Maria parla del suo shopping, quindi guardiamoci questo video in serenità e poi lo commentiamo. Inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io. Allora, oggi volevo raccontarvi del mio rientro trionfale su Facebook. Adesso mi sono riattivata e sono felicissima, sono tranquilla, innanzitutto sono felicissima per queste cose meravigliose che mi sono state scritte dagli amici. Io mi sono veramente commossa. Vi mando un grande abbraccio e vi auguro una bellissima giornata. Ciao! E quindi abbiamo visto, abbiamo visto un video molto carino dove Maria mostra le cose che compra nei negozi, le sue scarpe. Come una ragazza normalissima. Come una ragazza normalissima, oltretutto molto solare. Certo. A me ha stupito tanto, ma ha colpito molto di lei il suo candore, questa infanzia che trapela dai suoi occhi, questa dolcezza, questa purezza d'animo, che è qualcosa che manca tanto oggigiorno. Beh, manca, se voi ci pensate, si diventa adulti dimenticandoci che poi eravamo bambini una volta, quindi questa fanciullezza si perde crescendo, un po' per tutto quello che ti accade. Forse Maria la fortuna sua è proprio questa, che invece ha mantenuto questa cosa. L'ha mantenuta, io infatti gli ho chiesto quanti anni aveva, gli ne davo anche di meno. Possiamo dirla la tua età? Sì, sì, sì. Quanti anni hai? 35. 35, io gliene davo molti di meno. Complimenti, Maria. Complimenti, sei sempre giovane perché a 35 anni sei giovanissima, però io ti davo anche meno anni.
proprio per il tuo modo di fare. Lei non deve perdere questo spirito, perché è molto solare come persona. Adesso io la vedo in video, quindi è diverso, però mi dà l'impressione che è molto solare. Quindi è la sua forza questa, è questa che devi, questa cosa devi far trasmettere, devi trasmettere attraverso i social. E non deve avere vergogna né paura di farlo, quindi nessuno te lo può vietare. No, e se qualcuno ci prova a interromperti, come ti ho detto prima, denuncia, vedrai che le cose possono cambiare. Comunque ci tenevo a dire che adesso è tutto tranquillo, non sto più ricevendo fastidi, è una cosa di qualche anno fa. E sto adesso, diciamo, non sto più ricevendo nessun fastidio, fortunatamente. E infatti io lo so benissimo questo, che sei molto felice, e adesso nella seconda parte, dopo la pubblicità, parleremo proprio delle cose più divertenti che ti riguardano. Tra un momento. Ok, va bene. Diamo voce all'ambiente, il nuovo format che vi terrà compagnia tutti i mercoledì sera sul canale di Digitale Terrestre numero 68 alle 21.30 e sulla nostra web tv www.touchplay.it. Questo format avrà l'obiettivo di rappresentare problematiche ambientali e di coinvolgere di volta in volta anche illustri ospiti che affronteranno con me questo grande problema che ci affligge un po', la tutela dell'ambiente. Io vi aspetto numerosi e vi do appuntamento a mercoledì alle 21.30 sul canale digitale numero 68. Eccoci ancora qui, che bellissima puntata insieme alla nostra Maria Rosaria con Carmelo Calì, ad affrontare questo tema del bullismo, ma noi vogliamo parlare anche della rinascita e di come Maria fondamentalmente sia riuscita proprio a venirne fuori, tant'è vero che noi adesso non la vogliamo dipingere come una vittima rattristata e vittima di questi poveretti che stanno dietro queste tastiere, ma come invece una donna vincente e oltretutto molto felice, perché lei interagisce attraverso Instagram, giusto? Attraverso Instagram e soprattutto il canale di YouTube. E io so che a te, Maria, piace tanto cantare, tu lo sai? Tantissimo! Beh, si potrebbe Carmelo, far cantare. Vogliamo ascoltare come canta Maria? Assolutamente sì! E allora, sentiamo questa bella canzone e soprattutto come è intonata. Amore mio, stringimi le mani, potrei morire a star così lontani, vorrei che mi dicessi che non ti sei già resa, mi basta un tuo sorriso per ricominciare. Amore, amore mio, stringimi forte le mani e voleremo come aeroplani. Maria Rosaria, sei veramente intonata, canti benissimo. Grazie. Ma suoni anche strumenti musicali? No, però a me piace molto cantare, quindi è la mia passione. Ma ti sei anche esibita? Eh sì, nel karaoke e anche nei matrimoni dei parenti, quando c'è stato qualche matrimonio, mi sono esibita volentieri. E vedo che nel tuo profilo, che io sono andata a sbirciare perché sono una curiosona, che tu ami tanto Toto Cutugno. Come mai proprio lui? Ma fin da piccolina mi è sempre piaciuto moltissimo. È un cantautore straordinario che mi ha sempre trasmesso molta emozione. E tra l'altro è anche un ottimo paroliere, perché sì, sì, sì.
oltre alla musica anche le parole sono molto significative. È un ottimo cantante, un cantautore completo secondo me. E oltre a lui chi ti piace? Quali sono gli altri tuoi preferiti? C'è qualcun altro? Baglioni. Baglioni, vabbè, chiaro. È molto bravo Baglioni, sì. Bravo tantissimo. Poi mi piace molto anche la musica degli anni 60. No. Sì. La musica di oggi a me non piace molto, quella attuale. Non è la stessa cosa. Quella attuale sinceramente solo qualcuno, Laura Pausini, questi cantanti, diciamo, però non quella attuale non mi piace molto, sinceramente. Io preferisco la musica proprio degli anni tipo 60, 80, anni 90, queste cose, ecco. Quella di oggi non mi dà molta emozione. Ok, ho capito bene. Lei però devi anche sapere, Cali, che adesso ultimamente è stata molto coraggiosa perché ha deciso di riaprire il suo profilo Facebook. Brava, secondo Maria. Te ha fatto bene? Ah, secondo me sì, ha fatto benissimo, anche perché è un suo diritto, no? Riuscire a rimettersi in contatto con tutte le persone che lei desidera fare. E pensi che si possa ripresentare il problema che ha avuto prima? Ma certo che sì, solo che adesso ha un po' più di esperienza, sa già bene come agire, sì, capito? Sì, in questo certo. Caso. Quindi stoppare come subito. Gestire, certo, ma come gestire la cosa? Ha imparato in fretta, poi è molto sveglia, lei non mi sembra una persona addormentata, non ha paura, è una coraggiosa. Quindi brava Maria, sì, te sì, continua, sì. Non ti fare mai interrompere da nessuno. E come ti dicevo prima. Sì. Nel caso in cui dovesse capitare, telefona e denuncia questa cosa. Sì, oppure direttamente blocco la persona che mi dà fastidio. Sarebbe la cosa più corretta da fare. Maria, sì. Hai un'amica del cuore? Ho tante amiche che mi vogliono bene, tantissime. Qualcuna che vuoi salutare? A cui tieni particolarmente? Mente, però ne ho tantissime a cui voglio un bene nell'anima. Dopo ti diranno non hai fatto il mio nome, non mi hai salutato. ma ne ho tantissime, no? Sono tante. Senti, sei innamorata tu? Io no. No, stai bene così? Sei single? Single, evviva le donne single, perché dobbiamo per forza avere tutti i costi un uomo, perché questo stereotipo che la donna realizzata per forza deve avere un uomo, io non, giusto? Si sta bene anche da sole. Sì, bene anche senza, ovviamente, sì, certo. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Ma il mio sogno nel cassetto è scrivere, perché a me piace molto scrivere, pubblicare qualcosa che anche delle fiabe che io scrivo, queste cose. Tu lo sai, Maria, che mentre stai parlando, dietro le quinte c'è proprio un editore che ti sta ascoltando. Ah, che bello! C'è proprio un editore dietro di te che non può intervenire perché non è microfonato, ma noi gli stiamo facendo dei gestacci, diciamo, ne teniamo conto di qualcosa che sta scrivendo, poi magari le diremo di mandare in redazione qualche scritto, qualche poesia, qualche fiaba, perché c'è una casa editrice che si chiama Regione Ambiente, che pubblica libri di persone, di esordienti, bravi, come sicuramente sarai brava anche tu. Grazie. Tra l'altro è anche titolare anche di testate giornalistiche online, dove molti giovani come te collaborano, quindi potresti avere anche delle porte aperte. Infatti. Vedi, da una trasmissione nasce un po' di tutto. Basta avere un po' più di coraggio. E allora dovrei essere tu determinata a inviare delle cose, a darti da fare, perché sicuramente il talento viene premiato. Molto volentieri, sì. Però... È vero, Maria? Sì. Senti, io ti ringrazio. Ringrazio voi con tutto il cuore, ringrazio te in primis, grazie di cuore per avermi dato questa possibilità.
Però ascolti, vorrei intrattenermi con te ancora un istante dopo la pubblicità e farti ancora delle piccole domande, le ultime domande, quindi preparati e a tra poco. Simpaticissima ospite Maria Rosaria, insieme al presidente dell'associazione, insieme a Marianna, Carmelo Calì, e ci siamo intrattenuti molto piacevolmente, certo, con la purezza e con il candore di questa meravigliosa ragazza che sa cantare benissimo e che ha saputo reagire anche molto bene alle meschinità e delle abbiamo persone. Scoperto che sa scrivere anche molto bene, quindi... e abbiamo scoperto anche che sa scrivere molto bene. Io però volevo dirti una cosa, Maria, io dietro di te ogni tanto sento vociferare qualcuno. E penso che sia tua madre, o sbaglio? Sì, mia mamma. Come si chiama tua madre? Come? Si chiama tua madre? Si chiama Teresa. Teresa, ed è sicuramente molto molto attenta, ha seguito tutta la puntata, sì, da di dietro. Sì, sì, sì. È contenta che sei qui a parlare di questa storia con noi, della tua storia? Sì. È felice? Sì, ha seguito tutto. Sì. E cosa diceva prima che la sentivo chiacchierare? Sono curiosa. Ah, no, è che siccome avevo le cuffie, mi aveva detto di staccare, che voleva ascoltare anche lei, perché io avevo le cuffie prima. Quindi non sentiva. Vogliamo fare un'improvvisata, Calì? Io sono curiosa di vederla, la mamma. Ma infatti sarebbe caro... Non la puoi fare avvicinare. La puoi farla, puoi farla avvicinare a te, che la vediamo un attimo, così la salutiamo? Provo un attimo. Proviamo a chiamarla. Sì, proviamo un attimo a chiamarla, va bene. Eccola qua la mamma di Maria, sembra la sorella. Sei una bella mamma. Teresa, sei contenta che tua figlia è qui a parlare di lei insieme a noi? Sì, però guarda, io sono... Devo dire la verità, un pochino diffidente su queste cose. Non eri d'accordo? Devo essere sincera. Per quale motivo? E non vorrei che prendesse delle batoste, perché ne ha avute già parecchie nella sua vita. Ma guarda, Teresa, noi abbiamo qui accanto una persona che è specializzata in queste cose. Buongiorno, nessuno Teresa. Dovrà osare... No. Osare solo col pensiero a danneggiare la mia amica Maria, perché poi dovrà vedersela anche con tutto il contesto che c'è intorno a lei, non è più sola. Quindi questo vorrei specificarlo. Io ho voluto realizzare questa puntata per mettere in risalto la bellezza proprio interiore di Maria, perché la gente è anche sensibile, non ci sono solo i codardi, che sono pochi, e si moltiplicano attraverso i profili falsi oltretutto. Sensibile e si fida troppo delle persone, non riesce a pensare a quello che... Ascoltami, il mio programma è nato proprio perché io stessa sono stata vittima di queste cose in maniera molto pesante e anch'io sporto delle denunce, quindi sono molto solidale nei confronti delle persone come lei che hanno vissuto le mie stesse esperienze.
E quindi io lei l'ho conosciuta attraverso i social, attraverso YouTube, ho subito colto questa genuinità proprio, che io cerco, io ho fame di queste persone, per questo che l'ho voluta con me nel programma, sono stata io, a differenza di altre persone che scrivono, che vogliono partecipare, in questo caso io le ho chiesto di intrattenersi con noi, perché è anche giusto mettere un po' di sole, no? Anche a livello televisivo, ed evidenziare le belle persone come lei che meritano di essere messe in risalto e anche applaudite. Non c'è da nascondersi. Le cose stanno andando bene, non vorrei rimbangare. Non andranno male. Tra l'altro ha una figlia anche talentuosa, perché oltre a saper cantare bene, sa anche scrivere molto bene. E infatti ne abbiamo parlato dei suoi scritti, della valutazione futura dei suoi scritti, quindi ne parleremo poi con l'editore che visiona queste cose. Vuole aggiungere qualche cosa, Teresa? No, perché non vorrei rimbangare il passato, quello ormai è morto, e quindi non mi piace che si parli del... Abbiamo parlato del presente, abbiamo mandato in onda dei video molto carini dove Maria canta. Il futuro, è interessante il futuro, no? Se questa ragazza è così talentuosa, può essere che in futuro con la sua voce, con quello che scrive, potrebbe anche fare qualcos'altro. Certo, certo che potrà. E ha tutte le strade aperte perché è giovanissima. Ci deve credere solo lei. Ha vinto pure due premi internazionali di poesia. Sì. Una poesia, insomma, me lo dici sul finale? Per un'amica, una per il suo papà. Sì. Maria, poi ti punisco in privato quando ci sentiamo dopo la trasmissione, perché questa cosa non me l'hai detta, me l'ha detta tua madre. E me la dovevi dire subito che hai vinto anche due premi di poesia, questo è importantissimo, insomma alla faccia delle persone mediocri. Sono veramente contenta. E allora spero che in futuro tornerai con noi. Io ti rinviterò, inviterò anche la tua mamma, così si farà trovare pronta quando magari vincerai anche un altro premio, perché no? Grazie. Va bene. E a periodi lei. A periodi scrive a Iosa. Sì, ma non fa periodi. Poi magari mi fermo, poi magari riprendo, diciamo, dopo un poco riprendo. Io cerco di stimolarla a fare quello. Brava, brava. Brava Maria. Brava, complimenti, tanti complimenti, grazie, grazie di cuore per aver partecipato, per aver arricchito. Grazie a voi. Grazie di cuore di avermi dato questa possibilità. Grazie a te, dolcezza mia, ti ringrazio. Grazie. Allora, noi ci sentiamo la prossima settimana. Vi ricordo che Storie dal Web non va più in onda il lunedì, ma il martedì alle 20:30 sul canale 68 del Digitale Terrestre. Alla prossima!